Si chiama Molly Ross Taylor, è una ragazza la quale pensate che avrebbe scoperto di avere la bellezza di due vagine. Non si riusciva a spiegare costei perché avesse dei crampi terrificanti all'addome, fino a quando, mettendo l'assorbente, pensava appunto di avere le mestruazioni e che quei crampi fossero dovuti proprio alla mestruazione. Ma si è accorta che quel flusso sanguigno che si vedeva nel suo assorbente non era il suo, ma era quello di un'altra vagina, presente sempre in lei stessa. È nata in pratica, da come si legge su internet, con questa strana, con questa bizzarra, con questa bislacca anomalia di tipo fisico che comunque le ha procurato nel corso degli anni, nel corso del tempo, non pochi fastidi, ma non pochi problemi e soprattutto non poche difficoltà a svolgere una vita tranquilla, serena e soprattutto in pace con se stessa e con gli altri. Infatti ha avuto il complesso, ha il complesso, non riesce a stare tranquilla e serena e anche oggi nella vita di tutti i giorni riscontra delle difficoltà. Non so se si sia recata dallo psicologo, dalla psicologa, sta di fatto però che la ragazza ha una vita molto difficile e complicata. Questo vi ringrazio, questo io dovevo, iscrivetevi, commentate, un saluto a Leandro, narratore italiano.